Bene, penso che sia arrivata l'ora di cominciare quest'avventura che ci porterà lontano al 12 giugno prossimo. Prima di tutto vorrei che rivolgessimo un pensiero alla pace nel mondo, anzi alla guerra che si sta verificando a qualche migliaia di chilometri da noi. È quella guerra che ci porta a una serie di conflitti, quei conflitti che molto spesso si verificano anche nelle micro comunità come quelle nostre, non guerra armata chiaramente. Quindi un pensiero a loro. È inutile fare il minuto di silenzio, ma comunque è come se lo avessimo fatto. Anche a rivolgere una preghiera è la stessa cosa. Un altro pensiero a coloro i quali per il Covid non sono qui presenti, e sono tanti. Un caro saluto a Piero Carucci, il quale è stato colpito, è un fatto pubblico, lo possiamo dire, dal Covid, e ad altri sostenitori che stasera sarebbero voluti essere qui, ma non lo sono. Dunque, noi stasera qui siamo in una sede amicale, perché siamo qui a presentare la nostra amica, l'avvocato Margherita Matarrese. Sarò molto breve per una brevissima introduzione, partendo dal fatto che noi siamo Albero Bello Futura, un'associazione culturale e politica, nei prossimi giorni saremo un'associazione politica e poi anche culturale, che è da tanto tempo qui ad Albero Bello, presente nel tessuto sociale, culturale e politico, e da 10 anni abbiamo l'amministrazione Longo, al quale vorrei che si facesse un applauso. Lo chiamerò fra poco, prima di passare la parola all'avvocato, perché ci tengo a sottolineare un paio di concetti molto, molto importanti, credo, per tutti noi. La stagione dei diritti si rivelerà effimera se non riscopriamo il senso del dovere. Questo è lo spirito di Albero Bello Futura. È uno spirito di servizio nei confronti della gente, per la gente e con la gente. Non siamo politici di professione, forse siamo di professione per una cultura della politica e vogliamo che con il nostro esempio ci sia poi una generazione di giovani che si affaccino alla realtà e alla esperienza politica. Quando noi parliamo di Albero Bello, molti si riempiono la bocca, ma mi pare che sono molto, ma molto arretrati. Non è assolutamente una polemica politica, ma è una constatazione che io faccio nei confronti di alcuni che si presentano all'ultimo minuto, negli ultimi 2 anni, mettono su dei gruppi e pensano di poter avere una cultura gestionale ed amministrativa qui ad Albero Bello. Albero Bello che è un paese bellissimo, non lo sto a dire io, ma lo dite anche voi, un paese di un popolo di formiche che abita qui da circa 400 anni. Lo dico anche perché vorrei poi introdurre l'avvocato Margherita Matarrese. Siamo un popolo di lillipuziani che stanno qui da tanto tempo. Gli ultimi 400 anni si sono stanziati sul Monte Zecchino, quel monte che va da Montenero a Montevia a Monte Adamello, su sette monti, così come sono sette i colli di Roma. Mentre però Roma è capitale d'Italia, noi siamo capitale dell'umanità, patrimonio dell'umanità, ma non soltanto patrimonio dell'umanità, ma patrimonio, come dice il nostro sindaco e tutta l'amministrazione, patrimonio di umanità. Abbiamo dei trulli, abbiamo questi monumenti, non sto qui a illustrarli chiaramente, siamo un paese ridente, negli anni 60 rappresentavamo
i nostri trulli quasi come simbolo di vergogna. Poi negli anni 70-80 abbiamo invece dimostrato che abbiamo raggiunto un sentimento di riscatto, dopodiché è venuto l'orgoglio negli anni 90. Oggi, con l'amministrazione di Alberobello Futura, o meglio negli ultimi 10 anni, siamo in un nuovo paese, quello della bellezza. Ora, noi dobbiamo sottolinearle queste cose perché siamo passati da una gestione amministrativa che conoscete un po' tutti ad una gestione amministrativa che ha fondato su 3 grandi pilastri tutta l'attività gestionale ed amministrativa, cioè l'onestà. Nessuno può dire che questa amministrazione o i gruppi che ne fanno parte abbiano potuto approfittare anche di un foglio di fotocopiatrice o di una penna dal comune. Nessuno può dire una cosa del genere. Secondo, quello della trasparenza, quello che facevano in amministrazione è stato adeguatamente comunicato alla popolazione, però voi sapete che nella popolazione ci sono anche le persone sorde o quelli che, sentendo, però non sanno ascoltare. E poi l'ultimo, uno dei 3 pilastri, appunto quello della efficienza. 30 milioni di euro, 60 miliardi di vecchie lire, sono venuti qui ad Alberobello negli ultimi 5 anni. È sotto gli occhi di tutti, appunto, scusate, quando si parla si perde un po' anche la saliva, 60 miliardi di vecchie lire che, modestamente, per chi ha seguito negli ultimi 40 anni l'amministrazione o l'andamento politico di Alberobello, con tutti anche i problemi, con tutti i limiti, non ha mai visto tanti miliardi, tanti milioni di euro qui ad Alberobello. Abbiamo sotto gli occhi di tutti, appunto, alcune opere, non sto qui a dirle, le diremo nei momenti opportuni, e saranno valorizzati questi sforzi che è stato fatto, va bene, da parte di tutta l'amministrazione, da parte di tutti i consiglieri. E noi chi siamo? Io sono il coordinatore di Alberobello Futura, il gruppo politico culturale, che si è riunito negli ultimi 10 anni forse per 400 riunioni, contro chi invece si improvvisa all'ultimo minuto e pensa che, formando semplici comitati elettorali, possano ingaggiare un confronto politico, al quale confronto noi non ci sottraiamo e non ci sottrarremo. E abbiamo fatto tante riunioni. Qualcuno dice: vabbè, ne avete fatti tanti di questi momenti di riflessione. Sì, tanti, perché noi abbiamo deciso di riunirci per poter creare una cultura politica, un laboratorio culturale che ha creato una nuova piccola squadra di futuri dirigenti del comune di Alberobello, perché non ci si può assolutamente improvvisare, specialmente di questi tempi, l'attività amministrativa. Sentiremo in campagna elettorale la piccola osservazione, la piccola critica che qualcuno non ha avuto presso la sua casa la sostituzione di una lampadina o il riempimento di una pozzanghera. Però abbiamo una soddisfazione, che c'è gente ad Alberobello che dice: invece di venire a mettere l'asfalto sotto la mia pozzanghera o sostituire la mia luce, qui la mia lampadina, andate a farlo ad altri. È questo che abbiamo voluto, cioè abbiamo voluto creare una nuova coscienza. Infatti noi siamo una lista civica, siamo oltre ideologie, non ci interessa sinistra, destra, sotto, sopra, perché sono state delle narrazioni del Novecento che non hanno portato se non lutti, lacrime e sangue. Noi siamo invece una lista civica. Oggi, dopo 10 anni, le altre liste sono liste civiche, quindi hanno scimmiottato la nostra esperienza. Pertanto questa sera ancora non siamo in sede politica, ma siamo in sede culturale, anzi amicale. Ci fa piacere
di presentare qui la nostra amica Margherita Matarrese. Molti dicevano che non la conoscevano, ma poi, appena abbiamo cominciato a parlare di questa avvocato, abbiamo potuto constatare che era invece molto, molto conosciuta ad Alberobello. Lei, io non sono qui a presentarla direttamente per le vicissitudini private, ma sappiate che vive ad Alberobello da 18 anni, ma già da 34 è presente con tutta una serie di attività qui ad Alberobello. Quindi sarà tacciata da che cosa? Sarà tacciata del fatto che non è di Alberobello, ma sono i soliti attacchi politici che non hanno nessun fondamento, assolutamente. Perché, passatemi la possibilità di fare questa riflessione pubblica, molto spesso anche chi è nato ad Alberobello, di questi politici, non conoscono l'attività politica o l'andamento politico di Alberobello. Mentre Margherita, scusami se mi permetto di chiamarti così confidenzialmente, ma so che sei Margherita per tutti i presenti, per tutti, è vero? Ecco, è una signora che è stata voluta dalla base di tutto il gruppo cultural politico ed amministrativo del Comune di Alberobello, dell'associazione presente qui ad Alberobello da più di 10 anni. Tutti quanti l'hanno voluta, tutti quanti all'unanimità hanno espresso il suo nome, e non appena noi, diciamo modestamente, ci eravamo cimentati nell'esaminare la sua persona, chiaramente dal punto di vista politico, abbiamo potuto constatare che è molto 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 conosciuta, anzi è più conosciuta di molti altri politici che stanno ad Alberobello, che fino a un paio di anni fa stavano alla loro casa a tutelare i propri interessi, però poi tutta una volta sono stati folgorati sulla strada di Damasco, quella la strada della politica. Ma questa è un'altra storia che ci riserviamo affrontarlo in un altro momento, ma seriamente, seriamente, perché se dobbiamo fare delle scelte, cari amici di Alberobello, dobbiamo farle seriamente le scelte, con cognizione di causa, senza che sbagliamo, perché sbagliare un'amministrazione significa poi sbagliare la storia di 5, 10, 15 anni, va bene? Quindi sostanzialmente noi questa sera abbiamo qui Margherita Matarrese, una donna, quindi anche rispetto agli altri candidati è diversa, una donna madre prima di tutto, ci ha tenuto lei a sottolinearlo, una donna che è socialmente impegnata qui ad Alberobello e non solo, con il coordinamento dell'Associazione Italiana Leucemici, e ancora è una donna professionista, va bene? Adesso sentiremo la sua voce, perché forse io ho preso molto tempo, però seguiteci, guardate, venite, noi non facciamo le solite kermesse, le solite riunioni per insegnare a qualcuno, no? Assolutamente, anzi stiamo con voi, tra di voi e per voi, e vogliamo suggerimenti, vogliamo una partecipazione attiva da parte nostra. La civicità significa che siamo in un paese dove ognuno di noi, come dice il sindaco, siamo sindaci di Alberobello, cioè ognuno di noi deve prendere in mano la responsabilità di questo paese e portare a livelli sempre più alti. Siamo stati in un momento di miseria, siamo stati in un momento di riscatto, poi di orgoglio, oggi di bellezza. Va bene? Alberobello rappresenta anche a livello mondiale un punto di riferimento, è inserita nei circuiti turistici. L'amministrazione ha risparmiato forse un paio di milioni di euro, perché prima si pagavano le sponsorizzazioni o le pubblicità, oggi
Ci sono aziende che pagano il comune di Alberobello per avere sui propri siti e sui propri brand appunto i trulli di Alberobello. Ma questa è un'altra storia, una delle tante che noi vi narreremo e vi renderete conto, non ultimo, che nonostante tutto questo lavoro e nonostante la modifica di tutta una serie di leggi e anche il problema del Covid, questa amministrazione ha chiuso anche questo ultimo anno del rendiconto 2021 con 167.000 euro di avanzo, contro qualsiasi altro esito di bilancio di altri enti che vanno sempre in fallimento o giù o in disavanzo, diciamo in maniera in italiano. Avremo altre occasioni per parlare, abbiamo altre occasioni per confrontarci, se avete la possibilità dateci dei suggerimenti, noi siamo sempre pronti qui a rispondere della nostra responsabilità. Grazie. Sì, proprio per non farmi sentire ancora ulteriormente in imbarazzo, proprio al centro. Sì, è quello sì, l'avrei chiamato... No, assolutamente, Michele, infatti ti stavo chiamando perché è anche giusto che ci sia il tuo Grazie Margherita, passaggio. Grazie Mario, buonasera a tutti. L'emozione è palpabile, oggi c'è una luna nuova, ho visto arrivando qui, sono venuto a piedi per godermi la nostra meravigliosa città. E c'è una luna nuova e la luna nuova cambia ogni mese, sembra una cosa normale, invece è sempre una cosa speciale. È una luna che ci dice che esistono i cicli della vita, ci sono i cicli che vanno nel massimo, nel pieno e poi si devono rinnovare. Ed è quello che mi auguro che accada ancora una volta ad Alberobello, perché Alberobello... tutta la comunità di Alberobello attraverso l'espressione della maggioranza per ben due votazioni si è affidata a un uomo della strada, come sono stato spesso definito e che mi inorgoglisce ogni giorno di più. Ho avuto il piacere anche di sperimentare attraverso il grande coraggio della comunità di Alberobello cosa voglia dire La prima volta è importante, non essere politici di professione, non venire dal passato, non risorgere, ma affidare il paese per la prima volta a delle persone che sentono solamente il desiderio di servire la propria comunità e il proprio paese. E sono orgoglioso perché in entrambe le situazioni ho avuto l'onore di guidare due squadre nuove, di ragazzi e ragazze, soprattutto ragazze nuove, che hanno sfatato il mito che la prima volta sia un rischio. Assolutamente no, è stata una certezza, ve lo posso dire io, che ho avuto il piacere di vivere la prima e la seconda esperienza di Alberobello Futura. Alberobello Futura è diventata sempre di più una prima volta, sempre di più è diventata donna, e ringrazio questa meravigliosa squadra a cui chiederei un applauso perché faccio i nomi delle donne perché noi facciamo così noi maschietti sappiamo invece stare al posto nostro. C'è Alessandra, c'è Anna, c'è Rosanna, c'è Rosa, c'è stata Antonella e speriamo sempre che ci sia. Ringraziamo davvero tutti perché loro hanno dato un grande contributo e questa squadra che ha affrontato anche una prima volta che è importante e poi chiudo per affidare davvero questa esperienza nuova a Margherita. Noi abbiamo vissuto 2 anni di Covid, 2 anni in cui il mondo si è fermato, senza se e senza ma, però sembra che non ce ne ricordiamo più. Ecco, io inchinandomi ancora una volta oggi alle vittime di tutto il mondo e a quelle di Alberobello in particolare, per le quali ci siamo immolati tutti quanti, con risultati che forse ci fa piacere siano rimasti dietro le quinte perché noi lavoriamo così. Ecco, noi saremmo arrivati al termine di questa seconda consiliatura con dei risultati ancora più forti, ancora più concretizzati.
Ed è questi che chiaramente non abbiamo potuto ultimare, sono però, parlava prima Mario, finanziamenti, cioè cose concrete, non stiamo facendo nulla di preelettorale, non ci appartiene, non ci è mai appartenuto e non ci apparterrà, e vorremmo che questa continuità nella novità sia affidata ancora una volta a una persona che per la prima volta si propone con spirito di servizio alla sua comunità, e già qua sei un punto in avanti rispetto a me, perché io non sono manco residente ad Alberobello e qualcuno 10 anni fa pensava che questo non fosse uno scarso attaccamento all'alberobellesità, adesso i colori giallo-verdi, che non sapevano manco a che cosa fossero riferiti, campeggiano dappertutto. I cuori con cui io mi sono solamente emozionato sui social, non ho mai scritto niente, adesso volano dappertutto e mi fa piacere, perché vuol dire che hanno capito che l'emozione solamente quella puoi offrire. E quindi dicevo, sarebbe bello affidare in mani sicure, in mani di donna, in mani esperte nella prima volta, con una squadra meravigliosa che continua, perché è giusto così, quando il capitano invecchia deve andare in panchina e magari dà qualche consiglio dalla panchina. Io sono pronto per la mia panchina. Lo faccio con tutto l'orgoglio del mondo, ringraziando questa meravigliosa comunità che è unica al mondo. È questa comunità che è unica al mondo, e ce ne siamo resi conto soprattutto in questi 10 anni, si è risvegliato un orgoglio che abbiamo nel cuore, una determinazione che non esisteva, ed è questo il più bel risultato che sento di portare via con me nel cuore. La nostra comunità ha potuto dimostrare a se stessa di poter sempre aspirare a qualcosa di più, di saper superare ogni ostacolo con una forza incredibile. E io la sento, perché se c'era un desiderio che sentivo dentro, era quello davvero di sentire ogni giorno per la strada gli 11.000 sindaci. Oggi ci sono questi 11.000 sindaci, non fa niente se qualcuno miope o guarda dietro o fa polemiche inutili, abbiamo bisogno anche di lui, ma abbiamo bisogno di mani sicure, mani oneste, mani trasparenti, mani competenti, che facendo squadra con chi ha saputo fare squadra ed è stato meraviglioso farne parte, potrà portare Alberobello sempre più in alto. C'è una base concreta, sarà detto in questi 40 giorni, la conoscete, perché gli alberobellesi sono diventati attenti a quello che avviene nel proprio paese, e quindi può essere un'esperienza meravigliosa. Questi 40 giorni viviamoli così, con questa luna nuova, certi di avere nel cuore solo l'amore per questo paese, solo l'amore per questa comunità, che sarebbe bello si affidasse per la prima volta nella sua vita a una donna, e spero che quella donna sia tu, Margherita, con tutto il cuore. Diciamo che questo non ha proprio semplificato e migliorato il mio stato emozionale, però ringrazio di cuore Michele, perché so con quanta difficoltà ha affrontato, diciamo, questo periodo, non facile per nessuno, ma soprattutto per lui, per questa splendida squadra che è sempre stata vicino a Michele. Noi abbiamo sempre detto questo, noi, sono onorata di dire noi, perché anch'io mi sento far parte di questa bellissima squadra. Siete davvero delle persone fantastiche. Io non sono abituata a parlare di me, non sono abituata a fare discorsi, non sono abituata, vado sempre a braccio. Sono una persona molto molto di cuore, molto sensibile,
E io spero che questo arrivi a tutti voi. Chi mi conosce sa già come lavoro, come sono, quello che faccio per la comunità, per gli altri. Mi presento per chi non mi conosce. Sono Margherita Matarrese, ho quasi 50 anni, il 22 giugno compirò 50 anni. Sono mamma, moglie, donna, mi si vede, sposata da 18 anni, da 18 anni vivo qui ad Alberobello, però ho conosciuto mio marito 34 anni fa al liceo scientifico di Noci da Vinci, lì ci siamo fidanzati e poi abbiamo formato la nostra famiglia. Ho un ragazzo di 12 anni che si chiama Davide. La famiglia è la cosa per me più importante, anche perché molti mi chiedono: quali sono i tuoi hobby? Io non ho hobby. Il mio hobby principale è quello di passare il mio tempo libero, il mio poco tempo libero, con la mia famiglia, con mio marito, con mio figlio, con i miei parenti, con i miei amici. Sono una brava cuoca. Amo ospitare a casa amici e preparare pranzi o cene proprio per stare con loro in compagnia. Sono un avvocato, un libero professionista. A giugno conseguirò la mia seconda laurea in criminologia. Ho deciso di iscrivermi all'università nuovamente, alla facoltà di criminologia, proprio perché avevo necessità di dedicare parte del mio tempo a qualcosa. Perché? Questo Covid ha interferito notevolmente nella vita di ognuno di noi. E per non entrare in un vicolo buio, che è quello della depressione, ho deciso di fare altro. Nei 2 anni di Covid la mia vita è radicalmente cambiata, come quella di molti di noi. Da passare del tempo fuori casa, ci siamo ritrovati a stare in casa, in lockdown, a non poter più uscire. E per una persona che è abituata a stare sempre con gli altri, in mezzo agli altri, e ritrovarsi in una casa da sola, non ha portato, tanto a mio favore. E quindi ho deciso di studiare, la cosa che mi piace tantissimo, leggere, studiare, informarmi. Ho detto: perché no? Ho conseguito quello che era uno dei miei obiettivi, di laurearmi in criminologia. Ho finito gli esami, adesso sosterrò la tesi, che cadrà proprio il giorno del mio 50° compleanno. Quindi è un regalo ulteriore che mi sono fatta. Quindi, oltre ad essere donna, mamma, moglie e professionista, sono anche mi dedico tanto al sociale. Sono la responsabile dell'AIL, prima nelle scuole e da qualche anno anche la referente su Alberobello. Da sempre mi sono occupata di volontariato, anche prestando la mia opera di avvocato, di esercizio della mia professione di avvocato, all'interno di un'altra associazione tempo fa, dell'AISM, a cui sono comunque sempre molto legata. E cos'altro dirvi? Molti mi dicono: per quale motivo una donna non politica, un soggetto non politico, lontano dalla politica, dovrebbe fare il sindaco? Ovviamente io rispondo a queste persone: non ho trovato da nessuna parte, eppure sono una persona che si informa, che legge tanto, e ogni dubbio devo necessariamente risolverlo. Non ho trovato in nessun manuale, in nessuno scritto, che per essere sindaco c'è bisogno del requisito politico. Io non sono un politico, probabilmente non lo sarò mai. Sono una persona molto concreta
che tra l'altro rispecchia le caratteristiche necessarie per essere un bravo sindaco. E adesso le elenco, soprattutto a chi non crede che una persona competente, acculturata, donna, perché mi è stato anche detto questo, come una donna, Alberobello Futura ti ha scelto solo perché sei una donna. No. Io non mi sento inferiore a nessuno, io sono una donna con una mia testa, tra l'altro con delle mie idee. L'unica differenza probabilmente è che sono una donna molto determinata, con qualche competenza in più, ma senza nulla togliere alla preparazione di tante altre persone che comunque si sono affacciate alla vita politica di questo paese e hanno gestito nel miglior modo quella che poteva essere per loro una sfida assolutamente irraggiungibile. E io oggi nella mia squadra ho gente davvero, e sono onorata di avere questa gente con me, che è stata capace di affrontare questo suo percorso in un modo assolutamente ineccepibile. Vi dico, sempre per il manuale di un bravo sindaco, ho trovato queste caratteristiche. Per essere un bravo sindaco non bisogna essere politici, non bisogna essere un politico. Io non ho mai militato in alcun partito politico, non ho fatto mai politica, ma ho trovato queste caratteristiche. L'onestà, penso di rappresentarla. La cultura, penso che due lauree, giurisprudenza e criminologia, siano sufficienti per riuscire ad amministrare un paese. Competenza. Ho un master in marketing e gestione delle risorse umane. Sono stata dirigente di una grossa compagnia assicurativa. Ho una leadership perché da sempre ho svolto ruoli da leader all'interno di organici aziendali. Cos'altro? Capacità organizzativa. Sono una donna, una mamma, una moglie, una professionista e sono anche una volontaria. Personalità e autorevolezza, queste proprio mi si addicono. Potrò sembrare un pochettino, diciamo, presuntuosa, però vi posso garantire che fino ad oggi e alla soglia dei miei 50 anni, tutti gli obiettivi, qualsiasi obiettivo che mi sono prefissata, io l'ho raggiunto, perché insieme a tanta voglia c'è anche tanta fermezza e tanta determinazione, che sono requisiti che da sempre mi contraddistinguono. Il sindaco rappresenta la città. Il sindaco deve saper scegliere e deve fare scelte spesso che non soddisfano la comunità, ma per il bene della comunità. E in questo caso Michele ci ha sempre dimostrato, prendendo scelte spesso non condivise, ma sempre solo per il bene della nostra cittadina, che quelle scelte andavano fatte. Un sindaco deve saper ascoltare, un sindaco deve avere sempre al centro delle proprie idee il cittadino. Non possiamo dimenticarci, io sono una cittadina con le esigenze. Non ci si può trincerare all'interno del palazzo di città e lasciare i cittadini allo sbando.
I cittadini hanno bisogno di risposte, i cittadini hanno bisogno di concretezza, non di sermoni, non di acronimi, perché spesso sentiamo noi cittadini parlare, ma probabilmente non arriva nulla, neanche un decimo, neanche un centesimo di quello che effettivamente viene detto. Io invece sono sempre stata insieme alle persone, a servizio della popolazione. Il mio fare volontariato mi ha portato, io sono anche stata per 16 anni catechista, e questo mi ha portato ad essere vicina a delle realtà sociali di gravi disagi familiari che hanno consentito a tutti quei bambini e a quei ragazzi che per 16 anni hanno seguito me di avere un punto di riferimento per un loro riscatto sociale. Questa è una cosa che davvero, essere a servizio di qualcuno è un qualcosa che deve gratificare principalmente chi dà. Io ho sempre dato senza mai aspettare di ricevere un qualcosa, perché donare senza ricevere è la più grande libertà. Ecco perché ho deciso di accettare la candidatura che mi è stata offerta. Proprio perché è partita dai cittadini, è partita dalla base di questa bellissima associazione. Non ci sono stati complotti politici, non ci sono state finalità politiche, non ci sono stati giochi di potere. La scelta è stata proprio fatta di pancia, fatta con il cuore. Quando mi è stata proposta questa candidatura, per me non è stato semplice dire di sì. Anzi, ho detto, ma avete sbagliato persona. Io non sono un politico, la prima risposta che ho dato. Io non sono un politico, non sarò capace di affrontare questa sfida, questa campagna elettorale. Probabilmente avrò tanti difetti. Io sono così, sono una persona molto semplice. Insieme ai tre valori di onestà, trasparenza ed efficienza, che sposano, diciamo, i valori fondamentali di Alberobello Futura, io ho aggiunto altri due, i miei. Io mi considero da sempre una persona umile, e quindi l'umiltà e l'umanità secondo me sono vincenti. Umiltà perché mi considero davvero una persona umile. I miei, non ho mai pensato di essere migliore di qualcun altro. Ma quando mai? Perché? L'essere umano non deve essere assolutamente trattato con distacco, con saccenza, con superbia. Gli esseri umani sono esseri umani nella loro interezza. Qualcuno ha qualche diciamo qualche attitudine, qualche specialità, ma nessuno può essere trattato con indifferenza o con superbia. L'umanità, io sono sempre in mezzo alla gente, sono sempre con la gente, insieme alla gente, ho sempre dato risposte concrete. Probabilmente quando qualcuno mi ha detto no, ma probabilmente non ti conoscono, impareranno a conoscermi. Io sono una persona che si è sempre data all'altro, non sono mai stata dietro la scrivania. Qui vedo anche alcuni dei miei clienti, mi ha fatto davvero piacere vederli. Con loro abbiamo affrontato, lasciando l'aspetto professionale, abbiamo davvero affrontato tante difficoltà, ma io sono stata con loro proprio per cercare di risolvere i loro problemi, per risolvere i problemi all'interno delle loro famiglie. Un bravo sindaco deve essere capace di stare tra queste persone. Poi noi abbiamo la nostra Alberobello. Alberobello è il nostro gioiello. Alberobello negli ultimi 10 anni si è davvero trasformata. Grazie al turismo, sì, grazie al turismo, ma grazie anche a chi ha saputo fare del turismo il volano dell'economia alberobellese.
sembra semplice, è normale, tutti possono soltanto criticare quello che magari non è stato fatto, ma nessuno riesce a vedere tutto quello che è stato fatto in questi 10 anni. Alberobello si è proprio trasformata, Alberobello davvero brilla di luce propria. Prima nessuno conosceva Alberobello come la si conosce oggi in tutto il mondo, non soltanto in Puglia, non soltanto in Italia, ma nel mondo. Però non dobbiamo dimenticare che ad Alberobello non c'è soltanto il turismo, ad Alberobello ci sono i residenti, ad Alberobello ci sono i cittadini. Dobbiamo rendere anche la vita dei cittadini possibile. Dobbiamo cercare di unire il turismo alla vita dei residenti. Dobbiamo cercare di semplificare, dobbiamo cercare di intervenire in quelli che sono stati magari gli aspetti leggermente, diciamo, trascurati. Ultimamente, negli ultimi 2 anni, non è stato possibile magari farlo proprio perché c'è stato, diciamo, il Covid che ha dato un freno a tutte le opere che sarebbero state realizzate dall'amministrazione Longo. Però dobbiamo essere tutti compatti per far sì che Alberobello diventi ancora più brillante rispetto a quello che è oggi. E con l'impegno di tutti, con l'aiuto di tutti, possiamo far sì che questo progetto si possa realizzare. Grazie Margherita. Se c'è qualcuno che vuole... Prego. Lei ha parlato di donne. Vorrei anche aggiungere che le donne si sono sempre rimboccate le maniche. Quindi quando lei dice donna, deve dire donna. Ma onorata di esserlo. Assolutamente. Perché quando ci sono le difficoltà, senza nulla togliere agli uomini, le donne si sono rialzate e si sono rimboccate le maniche, hanno fatto quello che gli uomini non hanno saputo fare. Benissimo. Dobbiamo essere orgogliosi di essere donne. Assolutamente sì. Conosco la gente per nome e cognome, non per numeri, adesso siamo diventati dei numeri. Dobbiamo togliere questo fastidio, perché le persone bisogna conoscerle da vicino, bisogna parlare, adesso non comunichiamo più. È vero. Le faccio un esempio. Possiamo andare in pizzeria a fare una serata, arrivano in pizzeria, lo sa cosa fanno? Si siedono, con il telefonino. Tirano fuori il telefonino e uno chatta per conto suo. Ma lei quella la chiama solidarietà? Sono sempre soli, dobbiamo cominciare a parlare con la gente. Io sto fra la gente in religioso silenzio, Michele mi conosce, faccio sempre le cose senza avere niente in cambio. A volte mi dicono: ma chi te lo fa fare? Io sono una donna e sono orgogliosa di essere donna di quello che faccio, e sono anche una rompiscatole e lo farò sempre. Brava. Per i diritti degli altri. Brava. Perché c'è gente che non può parlare, ha bisogno di tante cose. Benissimo. Alberobello è una città meravigliosa. È vero. Bisogna fare tante cose, le piccole cose. Io sono un'attenta osservatrice e quando c'è qualcosa che non va, io vado da Michele e lo rimprovero. Benissimo, ma l'importante sarà collaborare. Benissimo. E continuerò a No, assolutamente. E va bene, grazie. Grazie Lucia, grazie. Bene. Se qualcuno vuole dir la sua, siamo aperti, perché non stiamo qui a fare una tavola rotonda, siamo soltanto qui per fare un incontro. Se c'è qualcuno, Alfonso, vieni Alfonso. Un riconoscimento vieni. All'amministrazione Longo, vieni. All'assessore Piepoli, no! Vieni. Perché diciamo, in tanti anni che sto qui, ho visto tante persone in difficoltà girare per la strada, vestiti male, comportandosi magari anche un pochino male.
E invece devo dire che con questa amministrazione questo, c'è stato un miglioramento incredibile, oltre ad aver dato anche forse l'abitazione, ma queste persone le vedo ben vestite, che non danno fastidio a nessuno. E quindi è un riconoscimento. Allora, c'è qualcun altro? Se qualche testimonianza, grazie Alfonso di quello che hai detto, ma in effetti è proprio così, insomma. Se c'è qualcun altro, tutti i settori sono stati ben rappresentati e speriamo che siano rappresentati in ugual misura nel futuro, ed è il nostro augurio. E quindi noi stiamo raccogliendo i frutti di una... di un addestramento politico a tutti i livelli, insomma. Abbiamo voluto che anche molti giovani si affacciassero alla vita politica e all'esperienza politica. Speriamo che con la nuova ci sia una continuità in questo, in questa direzione. Va bene, Margherita? Anche perché partecipazione attiva. La maggior parte di noi si lamenta, però non partecipa attivamente alla vita del paese. Io penso che la partecipazione attiva e la condivisione di idee siano alla base di una crescita economica, amministrativa, sociale di un'intera comunità. Possiamo concludere, al prossimo appuntamento. Vediamo cosa ci dice. Per concludere, merito al merito, ti consegno la squadra. E come faccio io quando vado in uno spogliatoio? Adesso ci metto la maglietta. Allora, questa è la squadra che ho avuto l'onore, vale anche per quella della passata stagione, usiamo un termine calcistico. Siccome sono qui, meritano il mio grazie pubblico, perché il mio grazie privato non finirà mai, e quindi ho l'onore di mettere al fianco di Margherita Alessandra Turi. Anna Piepoli, Rosanna Mastronardi, Rosa Moliterni, Antonella non è qui stasera, Michele De Biase, Giuseppe Ricci, è un pensiero a Piero che è stato contagiato, sta bene, lo salutiamo, e questa è la squadra più bella che io abbia mai avuto in tutta la mia carriera, ve lo posso dire, insieme a quella dei vecchi a cui sono rimasto legatissimo e a che hanno un pezzo nel mio cuore per sempre. Grazie a voi, grazie ad Albero Bello Futura, grazie alle donne e agli uomini, perché se era difficile andare in consiglio comunale, era altrettanto difficile andare alle riunioni di Albero Bello Futura, perché erano ancora più competenti, ancora più capaci. Grazie anche di aver scelto Margherita, perché lo ribadiamo, Margherita l'ha scelta il gruppo dell'associazione, e quindi davvero un bacio grandissimo di quelli che vi mando sempre da Facebook, un cuore grandissimo, prendetelo tutto, andate nella comunità e affidate il paese davvero a un Albero Bello Futura, che è donna e che ha anche dei ragazzi straordinari. In bocca al lupo a tutti per questa luna nuova. Arrivederci, buona serata a tutti. Thank you.